E siamo ai piatti. Ma che guarda, sono in concorrenza perché con lui il Vardun sempre e abbiamo una grande simpatia. Ecco, allora mi dica che cosa si mangia mentre mi guarda. Mentre mi guarda, la domenica lei mangia queste cose qua. No, questo è il riso con il pesto di maiale. Il pesto di maiale. Con la verza. Con la verza. Poi? E poi i tortellini di zucca. Di zucca, va. Poi? E poi gli agnoli con la carne e con il salamino. Per la domenica delle palme, che si mangia? Si mangia prima di tutto i tortellini. Per la domenica delle palme, eccolo là. Poi? E quelle sono con la ricotta. Con la ricotta. Poi? Ora, un luccio. Il luccio con tutte le verdure e magari si può mettere, come hanno messo, un po' di olive. Un po' di capperi. Un po' di capperi. Vabbè, poi? Questa è la tinca. La tinca. Quindi il luccio, la tinca e questo è il cotechino. Questo è il cotechino. Ah, la signora l'ha fatto. Cotechino lenticchia. Cotechino lenticchia. I fagiolini con le cotiche. Ci sono i fagioli là dentro? Vabbè, ecco. Poi? C'è delle verze con le costine. Verze con le costine. Frittata. La frittata. Qui c'è una L'abbiamo già detta, questa? Questa è oca sotto sale. Oca sotto sale pronta per essere cotta. Polenta e cotechino. Polenta col cotechino. E stracotto d'asino. Ecco. Stracotto d'asino. E l'asino dove li trovate che non ce n'è più? Sono ancora. Apposta. Ma nessuno lì. No, ci sono un posto in provincia che li alleva. Che li alleva. Perché qui, perché c'era questa tradizione dello stracotto d'asino? L'asino era pesca da soma. Per lavoro. E quindi poi quando aveva finito di fare, che era bello duro, si doveva stracuocere. Un giorno intero. I dolci. Allora, dolci di primavera, dolci di Pasqua. Ciambella. Sì. La sbrisolona. Qui ve la dividete un po' con Mantova tutta questa storia. Poi? Quella è castagnaccio. Ecco qua. Questi sono... Cos'è? Ossetti fatti con mandorle. Ossetti di morto. Ossetti di morto. Più o meno chiari o scuri si fanno in tante parti d'Italia. È l'epoca dei morti. Questi biscottini con nocciole. Torta al burro. Poi? Torta di spaghetti. Torta di spaghetti, biscotti vari. E poi arriviamo al... Turon. Che con il toraz. Non glielo posso chiedere alle signore perché non sta bene. Le quattro tine. Poi c'è anche la mostarda che si mangia come dolce. E poi quello? Questo croccante. Il croccante. Il duro. Senta un po'. No, diciamo, ci stiamo avviando qua, no? Cioè, queste famose tre T di Cremona. Erano quattro. Quattro? Sì. E quali sarebbero? Turon, Turas, Tetas. Tetas. E Tugnas. Tognazzo, è vero, è il grande Tognazzo. Allora, e qui abbiamo un brindisi, un brindisi che verrà accompagnato da dei violini che stanno un po' così nella cascina, un po' strani, no? Di solito abbiamo le fisarmoniche, le bande, però qui è successo che c'era Stradivari. Esatto. Sono dei violini storici questi? No, sono chiaramente di scuola cremonese, cioè costruiti dagli utai di questa città. Sono contemporanei questi utai. Va bene. Ora voi farete il vostro piccolo concertino, io intanto prendo il vino con la spuma. Che vino è? Probabilmente sarà un lambrusco. Lambruschetto, Malvasia frizzante, il bianco? Il rosso. Rosso frizzante. Bene, prendiamo i nostri bicchieri, bambini, per i bambini ci sarà un bicchiere di latte, perché mi sembra giusto, non solo provola, si fa. Abbiamo i nostri amici, vi ringrazio di essere qui, ci diamo appuntamento non per domenica prossima, perché è Pasqua, e quindi ci rivediamo nella domenica dopo Pasqua, l'11 di... aprile, e questo per Linea Verde. Per me ci vediamo giovedì in prima serata su Rai 1, sarò insieme a Milly Carlucci per questa nostra casa dei sogni, una casa dei sogni che qui è una cascina dei sogni.
che noi speriamo qui da Cremona di avervi fatto vedere e gradire. Buona domenica a tutti, buona domenica e buona settimana di Pasqua. Di 12-15 mesi il formaggio è pronto per il consumo. Abbiamo visto il formaggio, prima il provolone, poi il grana padano, e qui abbiamo una cosa così caratteristica di Cremona, vero signora Malinverno? Sì, proprio sì. Di Cremona. Che sta bene col formaggio. Proprio. Allora, lei sta sbucciando la mela per fare la mostarda. E qui c'ha tutta quest'altra roba. Sì, tutta frutta. Tutto quello. E con cosa si fa ancora la mostarda di Cremona? Si fa, oltre che la frutta, si può fare con frutte singole tagliate a fettine o a pezzettoni, che è proprio la nostra tipica cremonese. Questo è. Si parte dalla frutta così. Ecco, e poi c'è ancora di fichi, per esempio. Di zucca. E di tutte le frutte, ecco. Una volta tagliata a fettine. Lei ne fa tanta? Tanta. Tanta. Proprio per mangiarla insieme col formaggio. Per noi, prima di tutto, nasce che non c'è un Natale se non abbiamo la mostarda. Ecco. E la mostarda, dunque, si fa tutta a pezzi, poi ci mette... Poi si mette lo zucchero. Pesa e ogni chilo di frutta si mette 6 etti o 7 etti di zucchero. Segnale, qui stiamo dando... Ci sono. Si può fare a casa? Sì, a casa. Qui nelle case la fanno? No, tutti ne fanno a casa, non tutti, quelli che... Ecco, si mette la frutta. Ci mette... Si copre di frutta, di zucchero. Di zucchero. Questa si lascia... 6 etti di zucchero per un chilo di frutta? Per un chilo di frutta. Poi? Questo si lascia un giorno una notte, il giorno dopo... Questo zucchero si trasforma ha fatto l'acqua. Disidrata un po' i frutti e questo zucchero si trasforma in sciroppo. E poi c'è. Cosa c'è poi? La senape, che va messa il terzo giorno. Perché questa mostarda si toglie il sciroppo il secondo giorno, questo sciroppo viene portato in ebollizione. Lo sciroppo, non lo frutta. Solo il sciroppo, non va bollito. Ho capito. Viene portato in ebollizione. Difatti noi adesso qua lo lasciamo per 10 minuti che cuoce. Si tiene mischiato, questo zucchero si caramella, la frutta rimane qua. Quando è bel bollente, è ridotto un po', mettiamo 2 minuti, è già fatta, la rivuotiamo sopra sulla stessa frutta. Bella calda, proprio bollente. E poi? E ripetiamo l'operazione per altri 2 giorni. Poi là! La frutta pian piano si riduce, lo zucchero diventa spesso. Ho capito. Cuoce, praticamente candisce un po' questa frutta. Il terzo giorno, dopo questa operazione, c'è il segreto. Eccolo qua. Che sono il veleno che è scritto veleno. Cos'è? Scritto veleno perché non va abusato. Sono essenza di senape pura che si trova in farmacia in farmacia. Che ci si ammazza la no, anche perché è impossibile e bisogna fare molta attenzione. Ci si mette quanto? 2 goccette? Ci si mette ogni chilo di frutta dalle 6-7 gocce, cioè 10 gocce è piccantissima. E poi si ricuoce? No. Si mette nei vasi. Ecco, e allora poi è arrivato il momento di mangiarla col provolone. Si fa così, si mangia in questa maniera? In questa maniera. Si zuppa, ecco, questa. Si mette un pezzettino sopra.